conferenza. Vi chiedo come sempre il nome della testata e il vostro nome, grazie. Buongiorno Francesca, Buongiorno e ringrazio benvenuti. l'emozione. Mister, chiedevo innanzitutto se, se c'è una spiegazione al trend esterno e al trend interno del Perugia e alla luce appunto dei risultati fatti fuori casa, se sei più fiducioso, no, più fiducioso, insomma, se sei ottimista in vista della partita di Benevento. Grazie. Non credo che ci sia una strategia o una, come ha detto lei, io credo che sia dovuto tutto alle partite che tu giochi e quindi alcune volte delle partite nascono in determinati modi, puoi far tutto per cercare di cambiarla, ma alla fine poi possono venire partite non belle. Sicuramente c'è una disparità perché come possiamo essere la squadra che è partita in casa fa ultimamente il Perugia poi aveva avuto una partenza un po' lenta, però, fa da contraltare la partenza straordinaria che abbiamo avuto fuori casa. Quindi siamo alla ricerca di un equilibrio che è importante, ma che io ritengo che questa squadra stia trovando. È logico che noi sì, giochiamo sempre per vincere anche in casa, questo deve essere chiaro. E a volte ci sono partite che vengano meglio, altre meno. Però la squadra non ha mai messo impegno, non ha mai lesinato l'impegno, ha messo sempre voglia, idee dentro la partita. Sicuramente domenica ci aspettavamo tutti quello, ma dall'altra parte c'è una squadra che io ritengo buona per la categoria, è stata una partita equilibrata, la potevamo aver vinta, ma non mi è dispiaciuta la prestazione. Domani, che cosa ti aspetti? Mi aspetto una crescita da parte della squadra, mi aspetto di continuare sulla strada che abbiamo iniziato, mi aspetto una partita molto difficile, bella. Mi aspetto una partita da Perugia, come il Perugia ha sempre fatto fino ad oggi, avendo forse, ripeto, in casa non è così eccezionale, ma anche dovuta alla forza dell'avversario. Io riconosco sempre il valore dell'avversario e come ti fa giocare, come riesci a esprimere le partite e quindi ci devo mettere anche questo sempre, ci dobbiamo nel computo poi dell'analisi della partita, dobbiamo metterci sempre l'avversario che è fondamentale. Io mi aspetto domani una partita da Perugia, per metterà in campo quelli che sono i suoi punti di forza, sempre. Buongiorno mister, Carlo Forcini di Corriere Ciao. d'Umbria. Le chiedo, Benevento-Perugia cos'è secondo lei la partita più importante finora, più stimolante, più difficile, più delicata? Come la definirebbe? Grazie. Io la definisco una partita delle 38 partite. È logico che Benevento-Perugia, per vari motivi, può essere una partita diversa da questo punto di vista. Sicuramente è una partita affascinante, bella, stimolante, ma come ho detto ai miei calciatori, è bello giocare queste partite qui, è bellissimo. Quando le sfide sono molto sfidanti, è ancora più bello. È bello sedersi e sapere che sei a giocare contro una squadra forte. E quindi è molto stimolante e ci vedo passione, amore, idee da mettere dentro la partita. E questo voglio che lo faccia la mia squadra ed è in grado di farlo. Sì, mister. Senta, oggi c'è stata, ho visto parecchia partecipazione all'ultimo allenamento. C'erano 200 persone, se non vado errato. Crede che la spinta del pubblico può essere un elemento in più, quantomeno per uscire con 2 punti, con dei punti da Benevento? Grazie. Il pubblico è sempre stato con noi, è sempre stato eccezionale. Dal momento che siamo tornati dal ritiro, la passione verso la squadra, verso il Perugia, c'è sempre stata. Personalmente, a me piace vedere
i tifosi all'allenamento, quindi non vedo perché, a volte è logico, ci possano essere delle situazioni. È stati 2 anni brutti dove i tifosi non sono potuti venire al campo mai, né a vedere partite né a vedere allenamenti in qualsiasi stadio d'Italia, d'Europa, del mondo. E ora che per fortuna forse la strada si intravede la luce, perché oggi non venire qua? E quando vedi i bambini di 1 anno o 2 anni al campo a vedere l'allenamento e ti dicono: oh, questi sono grifoncelli, è bello, a me mi piace questo, a me mi piace questo lato del calcio. E quindi mi ha fatto piacere vedere, anche se ce n'erano 10, non importa, l'importante, quello che conta è il Perugia. Buongiorno mister. Buongiorno. Buongiorno mister, Giuliano De Matteis, Perugia Today. Lei, quando negli ultimi giri di mercato, che sono arrivati diversi calciatori, disse, se ricordo bene, che aveva comunque trovato degli equilibri, la squadra si stava esprimendo bene. Nell'ultima partita, gioco forza anche per il calendario, ha dovuto cambiare un bel po', insomma. Le chiedo se riandrà a cercare quegli equilibri o farà un mix delle cose, se ci dobbiamo aspettare, ha dei dubbi, qualche sorpresa in formazione. Grazie. Ma per quanto riguarda, io alleno 27-28 calciatori e sono contentissimo dei calciatori che ho a disposizione, di tutti quanti. Siamo in un percorso, in un processo, mi interessa il processo, mi interessa l'equilibrio. Lo vedete come si allenano, io sono contento. Non vado a ricercare dei miglioramenti, questo è chiaro, ma le idee le ho molto chiare. E quindi è logico. Tu quando giochi ci sono delle scelte da fare sempre. Le partite ravvicinate possano comportare qualche problema fisico, qualche tenuta fisica diversa dovuta all'intensità delle partite. E quindi fai delle scelte. Ma di questi calciatori che ho, sono contentissimo e ho le idee chiare su quello che è il percorso da fare. E le scelte sono chiare sempre. Per ora non ho nessun dubbio, veramente, mi creda. È logico che a volte sei costretto a fare delle situazioni dovute a situazioni contingenti, oppure fai delle scelte, ma le idee sono molto chiare. Antonello Ferroni Messaggero, un paio di mesi fa, quando ha cominciato tutto il ritiro, ha detto ai giocatori: dimenticate tutto quello che sapete, da oggi c'è una nuova idea, no? Dovete entrare in una nuova idea. Però in questa settimana ha chiesto a qualche giocatore di ricordare, era una battuta ovviamente, ma di ricordare quello che hanno imparato nei giorni scorsi, anche per cercare di contrastare il Benevento domani, che ha la guida del Perugia dell'anno scorso. Cioè, c'è stata questo tipo di consultazione o non ce n'è bisogno? No, non ho chiesto questo. E quindi io devo dirvi la verità, io sono molto grato all'ex, a chi era qui, perché se lui non fosse andato via io oggi non sarei qua a allenare il Perugia, quindi sono molto grato. E per me sedere sulla panchina del Perugia è un'enorme soddisfazione, quindi lo ringrazio. Quindi questo è chiaro. Poi ho calciatori molto intelligenti e sanno qual è il percorso da fare, il lavoro che stiamo facendo. Non ho chiesto niente, anche perché quello che interessa a me è quello che noi facciamo domani in campo. Noi cerchiamo sempre di lavorare su di noi, su quelli che sono i nostri punti di forza e mettere in campo le caratteristiche della nostra squadra, sempre, a prescindere dal valore dell'avversario davanti. E quindi non ho chiesto niente. Io ho chiesto solo di dare il meglio di loro in ogni allenamento. Dare il meglio anche quando si subentra. Ci siamo soffermati su una statistica curiosa, non lo so se è una coincidenza o meno, però non ha ancora trovato il Perugia gol da chi è subentrato. Si è data una spiegazione perché è successo? Grazie. Sì. A volte quando entri dalla parte, io però vi devo dire questo, chi entra e non fa gol può essere la parte finale di un'azione o di una situazione. Io fino ad oggi
chi mi è subentrato, chi è sono molto contento di come sono andati i cambi. Cioè, lo stesso cambio di Gibois domenica per i primi 20 minuti è stato determinante, è mancata su diverse, poi è mancata la finalizzazione. Io non sono scontento di niente da questo punto di vista. È logico che a volte tu fai un cambio e il giocatore fa gol, tu puoi passare come allenatore, ha indovinato questo, ma non è questo, credetemi. Questa è solo la parte finale, io non la vedo così. C'è un lavoro più complesso dietro a questo e non ci vedo questa situazione. L'importante è che quando entriamo in campo, chi entra sappia fare quello che vogliamo fare, quelli che sono le cose da fare in campo, quello è importante. Sono convinto che però arriverà anche la finalizzazione, chi potrà entrare potrà determinare in maniera diversa, ancora di più, come volete anche voi. Però mister, se ci racconta il Benevento. Ma il Benevento, ma io come ho detto ai miei giocatori, giocare domani a Benevento contro una squadra forte è un dono che noi abbiamo, perché è più bello affrontare certe partite. Il Benevento è una squadra forte, lo sappiamo, punto. E quindi noi domani vogliamo avere la parte sinistra della nostra mente impegnata in quello che è la strategia da fare, da mettere in campo, la disciplina tattica, l'organizzazione. E nella parte destra, quella emotiva, avere la passione, l'amore per giocare una partita così importante. Punto. È un dono giocare domani. Dobbiamo essere contenti, felici di giocare una partita così. Ma questo succede tutte le domeniche, tutti i sabati. Buongiorno mister, Gabriele Pandelli, Calcio Grifo. Già finora non è riuscito ad entrare nelle rotazioni, ha giocato solo 5 minuti fino adesso. Che percorso avete in mente lei e il suo staff per questo giocatore? Murgia sta, anche lui è nel percorso giusto, siamo contenti, lo stiamo portando a quello che vogliamo e arriverà il tempo anche per lui, come è arrivato per tutti i calciatori, arriverà anche il suo tempo, siamo fiduciosi e abbiamo grande, siamo contenti di come sta lavorando. Poi io faccio delle scelte, è logico, ma arriverà anche il suo tempo, sicuro. E una domanda invece più di colore, ieri lei ha avuto occasione di scambiare due parole con Zemaria, che è un giocatore che ha rappresentato la storia comunque del Perugia, uno degli ultimi grandi Perugia. Che impressione le ha fatto conoscerlo? E quando lo guardavo in televisione era forte, aveva quella finta sulla destra, roba dell'altro, moglie l'ho detto, me l'hanno presentato, io ero a mangiare, è logico, anch'io, e guardavo la partita, mi hanno detto guardi che c'è Zemaria, e non l'avevo visto, era. E ci siamo salutati e ho detto io avevo grande, mi piacevi quando giocavi, e lui niente, mi ha detto due parole, mi ha detto mi piace la squadra, l'idea, è una piazza tanto esigente, ho detto no, ma è bello invece essere qua, è stimolante. È stato, mi ha fatto piacere conoscerlo molto. Mister, sono ciao, più prosaico. Chi sono i giocatori che non può convocare per domani? Grande. Domani sono gli stessi, Dell'Orco non è a disposizione e non partano con noi gli stessi giocatori, ma ne è Bianchimano e Sunas e Dell'Orco, al momento sono questi, abbiamo solo Dell'Orco fuori al momento, gli altri sono scelte. Viene Gabor, Moro sta giocando in questo momento, sono contento del lavoro che stiamo facendo su tutto, veramente. Grazie, buongiorno.